Amici di Lecce News 24, buongiorno e ben ritrovati con le nostre breaking news. Apertura dedicata ad una brutta notizia di cronaca, ennesima tragedia consumatasi ieri lungo le strade salentine, in particolar modo sul tratto che da Aliste conduce a Torre San Giovanni. A perdere la vita un 24enne di Taviano alla guida della sua vettura. Sono stati alcuni automobilisti di ritorno dal mare a chiamare i soccorsi. Gravissima la ragazza che si trovava in sella con lui, trasportata in codice rosso in ospedale. A poche ore dal sinistro mortale avvenuto ieri nel Basso Salento, un altro rocambolesco incidente stradale avvenuto stamattina a Racale, all'altezza di un incrocio. Una Fiat Punto e un motocarro Ape 50 sono andati a scontrarsi, in questo caso però per fortuna entrambi i conducenti finiti in ospedale non corrono pericolo di vita. Sul posto i carabinieri locali e l'aliquota radiomobile di Casarano. Presentata stamattina a Palazzo Carafa la presenza dello showman Gianni Ippoliti, la festa della Befana, che dopo il successo avutosi con l'inaugurazione della casa della Befana Monteroni, intende realizzare un grande evento itinerante nei comuni della Valle della Cupa dal 2 all'8 gennaio. Numerose saranno le tappe della manifestazione, tra cui una diretta su Rai 1 durante il 6 gennaio. È stata inaugurata nella serata di ieri l'edizione 2016 del Presepe Vivente a Caprarica, nell'archeodromo Calos. Un modo originale di promuovere il territorio coniugando storia e cultura con la tipica ambientazione salentina. Originale anche il percorso messo in scena con la tappa della Natività, che non è posta al termine del cammino ma contestualizzata al centro del percorso artistico. Dopo l'impegno ad Andria, la squadra si è ritrovata al mattino dopo presso il Via del Mare per una seduta di allenamento. I giallorossi sono attesi dalla prima gara del girone di ritorno col Monopoli. È stato a riposo Vutov per un leggero stato influenzale. Lavoro diversificato tra i calciatori che sono stati impiegati durante la partita. Oggi in programma un allenamento a porte chiuse nel pomeriggio a Martignano. Bene, terminano qui anche per oggi le nostre breaking news. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Vi ricordiamo che tutte le altre notizie sono leggibili sul nostro sito internet www.leccenews24.it, anche in versione mobile. Grazie e arrivederci.